È difficile immaginare come poteva essere questo luogo 1000 anni fa. Forse se guardate queste montagne e questa gola in cui fu fondata l'abbadia e immaginate che non ci siano le macchine, che non ci siano le strade, potete capire perché un monaco, o meglio un eremita che si chiamava Alferio, 1000 anni fa cercò il posto più lontano possibile da Salerno per la sua esperienza religiosa. L'abbazia benedettina della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni è stata fondata da Alferio, che era un nobile salernitano. A 70 anni Alferio ha sentito la chiamata di Dio, è venuto qui su questa cava e si è dedicato ad una vita di preghiera, penitenza, di lavoro. Nella tradizione si racconta che Alferio ebbe anche una visione in cui tre raggi dal cielo indicavano proprio la fondazione dell'abbazia e inoltre doveva dedicare la chiesa alla Santissima Trinità. Ecco, dal 1011 fino ad oggi la vita benedettina continua in questa abbazia, continua nello stile e secondo il motto benedettino, ora et labora. Con molto piacere vi racconto la giornata del monaco, che è piena e intensa, però anche varia. La levata per noi monaci è alle 5 del mattino. Alle 5 e mezzo ci ritroviamo in coro, in chiesa, per l'ufficio delle letture. Abbiamo due notturni e insieme facciamo le lodi mattutine. Thank you.
questa prima preghiera comunitaria dura un'ora, dalle 5:30 alle 6:30. Poi ecco, si fa una fugace colazione, perché abbiamo la lectio divina, cioè è questa lettura della Sacra Scrittura, a cui dedichiamo 3/4 d'ora, dalle 7:15 fino alle 7:30, perché alle 7:30 la mattina abbiamo la messa comunitaria. La messa che è un po' il fulcro, il centro della vita della Chiesa, ma anche della comunità benedettina. Dopo la comunione recitiamo l'ora terza. Quindi alle 9 inizia il lavoro. Ho detto che la nostra giornata si svolge secondo il motto benedettino, ora et labora, la preghiera e il lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, può essere appunto di tipo manuale oppure intellettuale. Qualche monaco si dedica proprio a un lavoro intellettuale, tipo l'archivista, che studia anche un po' le pergamene, i codici, si dedicano un po' alla biblioteca. Ci troviamo nella sala di manoscritti dell'Abbadia di Cava. Come codici ne abbiamo 65. La gran parte non sono scritte nell'abbazia, ma sono venuti qui in un secondo tempo. Quello che abbiamo avanti è il più antico, il codice numero 1 del IX secolo, ed è la Bibbia visigotica, famosa Bibbia visigotica, che è arrivata nel nostro monastero nel XII secolo. Si tratta di uno dei cimeli più preziosi conservati qui a Cava, anche se non prodotti a Cava, così come diceva poc'anzi Padre Leone, pervenuto certamente in situ nel XII secolo, però i suoi tempi di produzione sono molto più antichi. Infatti un codice studiatissimo, secondo le ultime ipotesi formulate un po' di anni fa, è ritenuto che questo codice manoscritto fosse degli inizi del IX secolo e che sia originario del Regno delle Asturie, e in particolare Oviedo, che era la capitale del Regno delle Asturie, e che rappresenti, come dire, un monumento trionfale. Così è stato definito da Paolo Cherubini, che nel 99 appunto ha condotto un esame molto approfondito sul manoscritto. Documento trionfale di Alfonso II. Così come appare in un catalogo, in un vecchio catalogo di biblioteca, viene definito come Librum Bibliotheca, e d'altra parte Don Leone ci insegna che si diceva biblioteca proprio perché comprendeva il Vecchio e il Nuovo Testamento. È decorato molto riccamente. Ci sono pagine in porpora, quindi dipinte, tinte in color porpora, in turchese, e la porpora, lo sappiamo, è mutuata dai modelli orientali, così come di modello orientale è la impaginazione, molto spesso su tre colonne del testo. Naturalmente però ci sono anche elementi che richiamano senz'altro i modelli visigotici, per esempio alcuni elementi decorativi, le margherite a 6 petali, che sono proprio tipici anche della scultura ovietana del tempo, tutta la decorazione aniconica, cioè vuol dire che l'apparato decorativo non presenta mai figure di persone, ma presenta soltanto decorazioni geometriche, floreali, ma non figure di persona. Questi aspetti richiamano senz'altro modelli provenienti dalla Spagna visigotica, quindi ci sono degli aspetti locali, degli aspetti orientali in questo codice, che rappresenta un unicum, perché non solo per l'apparato decorativo, ma anche per l'aspetto generale, altamente simbolico. In alcune pagine la scrittura è disposta a forma di croce, quindi un valore altamente simbolico. Don Leone, qualche altra cosa? C'è anche come tutto si trova l'aspetto qui? Secondo la spiegazione più accreditata, il codice venne portato qui da un benedettino, dall'antipapa Maurizio Burdino. Era benedettino, come ho detto, e fu inviato qui dal Papa legittimo nel XII secolo, verso il 1121-122. Naturalmente questo antipapa, che si chiamò
Gregorio VIII aveva la possibilità di possedere questo tipo di codice e fu ben lieto di lasciarlo ai suoi confratelli di cava. Si avvicendano nell'esemplazione e lavoro di copia, si avvicendano due mani in questo manoscritto. Una prima mano che è stata attribuita proprio grazie alla sottoscrizione a Danila Scriptor. Si tratta comunque di una scrittura minuscola visigotica, cioè la scrittura nazionale, diremmo, della Spagna visigota. Però le mani, le realizzazioni sono differenti e quindi le mani sono di due responsabili. E qui c'è l'alcolofon di Danila Scriptor. Un'altra pagina bellissima, il foglio in color turchese in cui si scriveva con inchiostro d'argento, perché poi sui fogli di porpora e turchese si poteva scrivere con inchiostro d'oro, inchiostro d'argento. Qui è scritto inchiostro d'argento verosimilmente, con puntinato d'oro e con inchiostro di minio, inchiostro rosso. Anche qui la scrittura è disposta a forma di croce. E mi sembra, Don Leone, che anche nei canoni eusebiani c'è questa stessa impostazione di pagina. Se vuole riferire di che cosa si tratta, che cosa sono questi? Parole semplicissime, i canoni eusebiani sono una specie di concordanza dei Vangeli. Notevole l'architettura rappresentata, dove si vede l'origine. Sì. L'arco a ferro di cavallo dice l'origine spagnola del codice. Tavole di concordanza, perché naturalmente si mettevano in corrispondenza e in concordanza le varie versioni dei quattro Vangeli. Il chiostro è tra gli ambienti più antichi conservati all'interno dell'abbadia. Completamente addossato alla montagna, al di sotto della grotta, attualmente si configura come una struttura quadrangolare di tipo medievale, ma che risale prevalentemente al XIII secolo, nonostante i rimaneggiamenti successivi, ed è costituito da un deambulacro con un basamento su cui si impostano colonnine doppie sovrastate da capitelli di vario ordine e genere, che sono stati più volte rimaneggiati, sostituiti, alcuni sembrano addirittura risalire al pulpito della chiesa. L'insieme conferisce comunque grandissima suggestività all'ambiente ed è risalente prevalentemente al XIII secolo. Insiste questo ambiente in un'area che doveva essere in passato occupata da un insediamento romano, così come si può desumere dal muro di fondo costruito sicuramente intorno al primo secolo, e su questo quadrilatero poi si affaccia la grande aula del capitolo, caratterizzata da crociere alle volte, che raccoglie elementi di vario epoca come sarcofagi di epoca romana e di epoca medievale. I dati interessanti sono costituiti dagli affreschi staccati che sono presenti sulle pareti. In prossimità del muro romano di cui abbiamo parlato è stata nel Novecento costruita una scala che conduce agli ambienti degli antichi dormitori che adesso ospitano il lapidario. Thank you.
il pranzo, la refezione. Noi pranziamo e ceniamo in silenzio, e anche la colazione si fa in silenzio, proprio come prescrive San Benedetto nella regola. San Benedetto dice ai monaci che mentre nutrono il proprio corpo con il cibo materiale, devono anche nutrire il proprio cuore e la propria mente con la lettura spirituale, insomma, con la lettura. Dopo pranzo abbiamo circa una mezz'oretta di ricreazione, un momento distensivo, direi, per la comunità, ma non solo distensivo, anche ascetico, nel senso che è il momento in cui io posso incontrare i monaci che non ho potuto durante la mattinata, perché ognuno è impegnato nel proprio lavoro. Alle 16 nel pomeriggio abbiamo i vespri e insieme alle lodi mattutine sono i due perni, diciamo, della preghiera liturgica della Chiesa, e quindi vespro che viene animato con l'organo, accompagnandola con la musica, gli inni, i salmi vengono cantati o recitati. Parliamo adesso di un altro cimelio interessantissimo. Naturalmente abbiamo dovuto operare una scelta, quindi tanti altri che testimonianze che pure varrebbe la pena citare. Penso ad esempio al Cavenze 2, l'Etimologie di Isidoro, che costituiscono uno dei più antichi esempi di scrittura proto-beneventana della fine dell'VIII secolo. Tralasciamo il Cavenze 2 e diciamo qualcosa sul Cavenze numero 4. Cavenze numero 4 contiene le famosissime leggi longobarde e i capitolari dei refranchi. Le leggi longobarde sono state tramandate da 16 codici complessivamente. Questo certamente non è il più antico, perché il più antico è conservato nella biblioteca di San Gallo in Svizzera e fu prodotto intorno all'anno 700. Questo è dell'XI secolo, questo manoscritto di Cava. La cosa interessante è che il Cavenze 4 tramanda non solo le leggi, ma anche l'origo gentis longobardorum, cioè una parte iniziale in cui si tratta dell'origine delle genti longobarde, e vengono iconograficamente rappresentate anche le più antiche divinità pagane che erano state alla base, diciamo, della fondazione della stirpe, e Wotan e Freu, che avrebbero anche dato il nome alla popolazione, all'etnia. Infatti, longhe barbe, questo poi sarebbe il titolo originale, la definizione originaria. Le leggi, e questa è un'altra caratteristica, sono aggiornate, c'è il nucleo originario che è costituito dall'editto di Rotari e poi delle aggiunte che i re e i principi longobardi successivi fecero al nucleo originario. E quindi abbiamo le leggi di Grimoald, le leggi di Liutprand, le leggi di Rachis, e poi dei principi longobardi Arechi e Adelchi, cioè i principi che poi si insediarono alla caduta della Longobardia Maggiore, e quindi con la caduta di Pavia si insediarono e raccolsero l'eredità dei Longobardi del Nord. Interessantissimo il ciclo iconografico di questo manoscritto. Il manoscritto è in scrittura beneventana, sono state formulate varie e svariate ipotesi sul luogo di produzione del manoscritto. Si è parlato di Monte Cassino, si è parlato di Capua, si è parlato di Benevento, ci sono delle ipotesi. Anche della Puglia. Qui abbiamo addirittura i particolari. Mm. C'è una notizia nel registro dell'abate Tommaso. Sì. 11 febbraio 1263, l'arciprete di Casalrotto portò qui tanti oggetti, e tra questi c'è il codice che viene intitolato Orago
Orago, Gentis, quindi Origo sarebbe, esatto. Gentis Langobardorum, che è questo, certezza, quindi sì, anche qua abbiamo una certezza. Non abbiamo certezze circa l'origine, cioè dove fu prodotto il manoscritto, certamente in un'area beneventana perché la scrittura ce lo conferma, però non sappiamo se era parlato di Monte Cassino, però si è anche detto che poiché nel ciclo iconografico ci sono soltanto autorità laiche e non ci sono autorità ecclesiastiche, così come invece nel Madrileno, nel Codice Matritensis, questo potrebbe essere una prova del fatto che non fu composto in uno scriptorium monastico. L'unico collegamento con Monte Cassino potrebbe essere la raffigurazione di Ratticis, perché si ritirò e andò a Monte Cassino a farsi monaco e morì lì. E lì è venerato anche come santo. Le etimologiarum, libri di Isidoro di Siviglia, sono un'opera enciclopedica, anzi sono in un certo senso il capostipite dell'enciclopedismo medievale, che è strettamente legato naturalmente a quello antico. Isidoro, monaco, poi vescovo, appartiene alla grande cultura visigotica, soprattutto del mondo spagnolo, strettamente legato naturalmente al mondo latino, quello che in Italia forse non si era mantenuto del tutto, in certe aree dell'ex impero romano di Occidente, soprattutto nella Spagna meridionale e nella Francia meridionale, quella che era la Provenza, quindi la provincia romana per eccellenza, si era mantenuto un grande patrimonio culturale. E Isidoro di questo patrimonio culturale è un esponente straordinario perché sente il bisogno di scrivere di suo pugno, è il caso di dirlo, perché anche se gli autografi di Isidoro non li abbiamo più, bisogna di scrivere una grande enciclopedia, cioè un grande lavoro che copra tutte le parti dello scibile umano. Lo stile di Isidoro è uno stile difficile, complesso, è uno stile che naturalmente guarda dal punto di vista appunto formale molto al latino di Agostino, che era di due secoli più anziano di Isidoro, è il grande modello della letteratura latina medievale ed ha uno stile particolarmente ricco, complesso. Isidoro, in un modo molto semplificato, segue anche lui questa tradizione. I suoi libri di etimologie però si distaccano dalla tradizione sia di Plinio sia dell'altro grande modello di Isidoro stesso, che è Varrone. L'enciclopedia di Plinio e di Varrone erano organizzati secondo un sistema di argomenti. Isidoro sceglie un'altra strada, sceglie la via delle etimologie, cioè si chiede da che cosa dipende la forma di una parola e tende a spiegare questa forma, questa parola, partendo dalla forma stessa oppure dalle assonanze. Naturalmente non si può parlare di un lavoro filologico o etimologico nel senso nostro del termine, non è questo il punto. Di solito quando si parla di Isidoro di Siviglia si cita sempre un suo aforisma famoso, l'aforisma che riguarda il lucus. Il lucus, la parola lucus in latino significa bosco, foresta. Isidoro sceglie invece, e lo fa sempre regolarmente, sceglie il sistema dell'assonanza, delle somiglianze formali. La parola lucus gli ricorda la luce, lux in latino. D'altra parte Isidoro si pone il problema di che rapporto può avere la luce con un luogo per definizione oscuro come il bosco.
e la risolve per antitesi, per opposizione. Ragiona in questi termini: si chiama lucus in quanto chi si addentra in un bosco è colpito dalla mancanza di luce. Da cui questo aforisma che è diventato famoso, lucus a non lucendo. Si dice lucus perché nel bosco la luce manca. Uno dei manoscritti più famosi è senza dubbio quello posseduto oggi dall'Abbazia di Cava dei Tirreni. È un esemplare in scrittura beneventana. Cava dei Tirreni si stabilisce uno scriptorium e certamente il libro di Sant'Isidoro, l'etimologia di Sant'Isidoro, è un libro che i monaci di Cava dei Tirreni hanno usato nel loro scriptorium, però attenzione! I monaci di Cava dei Tirreni, che sono in contatto con i principi longobardi locali, che sono in contatto con i nuovi arrivati normanni, sono anche partecipi del grande rinnovamento culturale dell'undicesimo secolo. L'abbazia si è dotata di codici che in gran parte sono il risultato di acquisti, ma in parte sono probabilmente anche il risultato di donazioni. L'avventura del nostro codice di Isidoro di Siviglia può essere stata un'avventura ricchissima, anche travagliata, può essere passata ad altre biblioteche monastiche prima di arrivare a questa nuova fondazione dell'undicesimo secolo, che naturalmente dava delle garanzie di serietà, di floridezza, perché era protetta non solo dai principi longobardi che rimanevano ancora, soprattutto i principi di Benevento e di Salerno erano ancora molto importanti, ma anche dai nuovi arrivati normanni che appena arrivati si sono particolarmente ambientati e poi costruiranno il grande regno del meridione d'Italia. Questo è il più notevole rappresentante dello scriptorium dell'Abbazia di Cava. Basterebbe questo per sconfiggere tutte le riserve che si stanno facendo sullo scriptorium di Cava. Già non abbiamo tutto, molto è andato perduto, ma basterebbe quest'unico manoscritto per cantare le glorie di questo scriptorium. Si tratta del codice 18, scritto agli inizi del 200 dal monaco barese che si chiamava Benedetto. E Benedetto da Bari ha dedicato la sua vita a scrivere questo codice per il bene spirituale dei confratelli, in quanto che il titolo De Septem Sigillis, cioè i sette sigilli, sta ad indicare sette misteri della vita di Cristo che devono servire alla vita spirituale dei monaci. Dal punto di vista paleografico c'è la professoressa che può dire qualche cosa. Sì, questo è un codice anch'esso in scrittura beneventana. È rappresentativo della persistenza della scrittura beneventana in alcune insule, quale per esempio Cava. La cosa interessante, al di là del testo scritto con una uniformità e una
calligraficità estreme e anche decorato con l'alternanza dei colori rosso e turchino, è un espediente che noi troviamo molto spesso, e con le iniziali delle parti minori invece in verde e giallo. È disposta questa scrittura a piena pagina, quindi non su colonne, a piena pagina, e è veramente un prodotto di grandissimo pregio per la storia dello scriptorium abbaziale. Alcune iniziali sono addirittura in foglia d'oro, questo è di indice non solo di solennità ma anche di un grande dispendio di energie, anche finanziarie, per la produzione del manoscritto. E la cosa interessante è la raffigurazione che si trova alla fine, di cui ci parla Don Leone, che rappresenta appunto il monaco Benedetto che offre all'abate Balsamo il codice. È come dire la consegna del frutto del lavoro di una vita. Pertanto è un'azione, direi, religiosa. L'abate Balsamo, che governò dal 1208 al 1232, è seduto sul trono abbaziale con le insegne pontificali, mentre il monaco Benedetto da Bari consegna il suo libro inginocchiato con tanta umiltà e si rappresenta con due teste. In alto c'è la testa giovanile, a indicare che ha cominciato da giovane il lavoro e lo ha finito da anziano. Da notare che questa immagine certamente ha la caratteristica di una vera fotografia, nel senso che sia la descrizione degli abiti sia i volti devono corrispondere alla realtà del tempo. Poi va pure notato un particolare unico. Mentre Federico II era un buon nemico di tanti vescovi e di tanti papi, l'abate Balsamo ebbe la capacità di farselo e tenerselo amico. Non ebbe nulla a soffrire dalle intemperanze del giovane Federico II. Anzi, Federico II dichiarò l'abbazia camera imperiale per dire che tutto il complesso era cosa sua.